Ballanguire a Teramo non è solo la ricostruzione dopo sisma e maltempo, ma anche l'iter di retrocessione per i terreni agricoli iniziata 3 anni fa dal Comune e richiesta da quasi 1000 cittadini teramani. Un problema non di poco conto se si pensa che con il nuovo piano regolatore del 2008 a Teramo, tanti proprietari di aree hanno visto cambiare la destinazione d'uso dei loro terreni da agricoli inedificabili, con il conseguente pagamento dell'IMU alle casse comunali. Edificabilità spesso contestata e non voluta dagli stessi proprietari, che sono comunque costretti a versare annualmente un'imposta altissima. Acque agitate dunque in consiglio comunale, da dove parte una denuncia della consigliera del PD, Ilaria De Santis. Lei è stata contattata da tanti cittadini? Sì, io sono stata contattata da tantissimi cittadini che già nel 2014 avevano fatto le richieste per quanto riguarda appunto la retrocessione dei terreni, cioè da edificabili in agricoli. E questo perché? Perché l'allora assessore Cozzi aveva presentato alla cittadinanza la possibilità di far retrocedere questi terreni che non venivano utilizzati come edificabili in agricoli, e quindi aveva promesso in un certo senso che i cittadini, i proprietari terrieri, non avrebbero pagato più l'IMU su quei terreni. Sono passati 3 anni e non è stato fatto nulla, secondo lei? Sono passati 3 anni, gli uffici sono paralizzati dall'ottobre 2014, perché dobbiamo anche segnalare il fatto che all'epoca, nel 2014, addirittura per quante richieste c'erano state, il bando era stato anche prorogato tra un impasto di giunta, una crisi in maggioranza, una crisi di identità. Gli uffici comunque sono rimasti paralizzati, hanno seguito appunto questa paralisi dell'amministrazione. Di conseguenza l'unica cosa che in realtà si muove sono appunto i soldi dei cittadini che vanno a finire nella cassa comunale, nonostante appunto abbiano presentato le richieste, le istanze per far retrocedere i propri terreni. Dagli uffici dell'urbanistica di Teramo fanno sapere che le lungaggini sull'iter delle retrocessioni dei terreni agricoli sono dovute ai rilievi geologici che si stanno attuando. A questo punto però ci si chiede: perché servono queste ulteriori indagini quando esiste un piano regolatore che le ha già diligentemente eseguite?